Grazie Presidente. Rispondo con la battuta del consigliere Figliomeni. Alza la palla, io schiaccio. Allora, attiviamoci presso gli uffici competenti al fine di implementare il numero di agenti. Lui ha giustamente rilevato che siamo sotto di 2.600 unità, che abbiamo bisogno di almeno 8.450 unità, 13.000 km di territorio romano, 8.000 km di strade, quindi siamo circa su un territorio che è quasi 11 volte la città di Parigi. Peccato per gli altri che ci troviamo tutte le volte a ripetere che sì, è stato fatto poco, ci viene detto che abbiamo fatto poco, in realtà non è poco per nulla, perché se pensiamo che le assunzioni dentro al Comune di Roma erano ferme dal 2010 e che siamo riusciti a sbloccare una situazione incancrenita del cosiddetto concorsone in cui erano previsti 300 vincitori dei vigili urbani, un po' pochini, no? In previsione dei pensionamenti e dell'età media degli agenti. Abbiamo assunto quei 300 vincitori, stiamo procedendo ad assumere gli idonei proprio per supplire a quelle mancanze di organico per quanto riguarda la polizia locale. Quindi sicuramente per noi l'ordine del giorno è sì, però ricordiamoci che quel che si sta facendo a livello assunzionale lo si sta facendo dal 2016 in poi, perché prima purtroppo non si è fatto nulla. Grazie Presidente.